Ragazzi, bentornati, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus e appena partita il Days of Play, dove abbiamo la possibilità di poter scaricare tantissimi giochi a prezzi veramente molto vantaggiosi. Naturalmente questo video, questo è un bel commento, un bel mi piace, dovrebbe durare fino a poco più la metà di giugno, per cui non avete tantissimo tempo. Chiedetemi sotto nei commenti quale secondo voi è un gioco a un prezzo giusto e quale secondo voi acquisterete, e naturalmente vi ricordo che questi sconti valgono sia per chi ha il plus e sia per chi non ha il plus, quindi valgono per tutti. Vi conviene sempre affrettarvi, perché come succede per esempio spesso quando vi posto i link su Amazon, è tutto a durata, cioè nel senso magari questi per esempio dureranno fino a oltre la metà di giugno, però per esempio quella di Amazon dovete fare in fretta, tipo come è successo con gli abbonamenti. Siete stati fortunati perché ad esempio nel Days of Play c'è anche l'abbonamento plus a 12 mesi a 41,99, che era più o meno lo stesso prezzo che potevate acquistare su Amazon. Poi ci sono anche altri giochi, veramente ce ne sono una marea, e partiamo con FIFA. Vabbè, non è un prezzo, è vero che è basso, però in questo periodo lo trovate sicuramente a un prezzo molto basso. Call of Duty secondo me è ancora abbastanza alto. Resident Evil 3 ha subito anche parecchie critiche, forse a 40 euro è ancora un po' altino, però per esempio già Doom Eternal, che tra l'altro poi ultimamente è stato anche molto supportato con tantissimi nuovi aggiornamenti, 45 euro è un ottimo prezzo. Poi naturalmente abbiamo anche l'edizione, vi consiglio di prendere naturalmente quello gioco dell'anno, 25 euro di Spider-Man, perché lì voi vi beccate tutti i DLC, tutte le espansioni, e quindi per 5 euro secondo me vale sicuramente la pena. Infatti qua col plus poi conviene, la città non dorme mai, costa 10, quindi non vi conviene. Assassin's Creed Odyssey è un genere, 25 euro della Deluxe Edition, naturalmente potete acquistare sempre con la Deluxe Edition, vi beccate tutte le espansioni e ce ne sono veramente tantissime. Il Destino di Atlantide è stato qualcosa di fenomenale, lo abbiamo portato fino alla fine. Allora, The Sims 4 è vero che ultimamente è stato anche supportato con alcuni aggiornamenti, però se non ricordo male, se avete l'EA Access, quello annuale, dovrebbe essere gratis, non voglio dire sciocchezze, però comunque costa 10 euro, neanche poi tanto. Black Desert, non so se qualcuno di voi ci gioca, ma è un gioco fenomenale, 15 euro Standard Edition, Deluxe Edition, forse un po' altino, perché mi ricordo che io l'ho acquistato in una versione particolare di prova su Steam, però a 5 euro. Attenzione, questa però è una prova su PS4, non l'ho provata su PS4 ed ero curioso, perché è vero che questi generi di MMORPG sono più proiettati per il PC, però non è da sottovalutare. Need for Speed, a me non è piaciuto personalmente, quindi 35 euro forse neanche poi lo consiglio, perché è troppo alto. Allora, partiamo. Red Dead Redemption 2, 30 euro. Per me è un affare, perché Red Dead Redemption è un gioco che va giocato e acquistato. Se avete la possibilità, compratelo. Dreams è un genere, dipende naturalmente un po' dal, se vi piace la fantasia, hanno avuto la possibilità di proiettare tantissime, hanno realizzato tantissime altre scenografie, uno spettacolo. Si gioca forse poco, però è un gioco che vi fa apprezzare tante cose. GTA, secondo me GTA 5 è sempre un grande gioco, a 14 euro è un affare, online edition poi tra parentesi, e continua ad andare alla grande. È un gioco che continua ad andare veramente alla grande, pur considerando il fatto che si parla di GTA 6 che dovrebbe uscire fra un anno, non si sa. Però è un gioco che va ancora molto molto forte. Non so sinceramente il motivo, però con l'online è sempre forte. Days Gone mi ha un po' deluso, quindi... Però 20 euro neanche poi tanto, conviene secondo me più che altro prendere la versione normale, non la Deluxe Edition. Crash Team Racing non mi ha appassionato più tanto, è vero che era una versione rimasterizzata, però non ne vale sicuramente la pena. Rainbow Six Siege è passato tanto tempo, ultimamente è un po' calato, però 9 euro non è assolutamente tanto, anche se obiettivamente prendere il gioco base non ne vale secondo me la pena, ho acquistato una versione più forte oppure niente. Ok, qua parliamo di un grandissimo gioco, Star Wars Jedi Fallen Order, vi ho portato totalmente anche la serie, abbiamo giocato insieme alla grande, 34 euro, 35 euro, forse non è
tanto basso, vi dico la verità, perché se non ricordo male, quando è uscito io vi consigliai un link dove l'ho acquistato anche io a 49. È sceso di poco, e anche poi tanto, però è un gioco che va veramente molto forte. Resident Evil 2 di 20 euro non è stato male, ho apprezzato sicuramente più il 2 che il 3. Predator Hunting Ground non ve lo consiglio sinceramente, 30 euro perché ha parecchi bug, parecchi problemi, è divertente da giocare all'inizio, però poi dopo spesso e volentieri ci sono problemi. The Sims 4 sono le varie espansioni, Tekken 7 dipende sempre dal vostro genere, Destiny 2 Rinnegati, se non mi sbaglio c'è stato anche un periodo che lo regalavano, per cui non è tanto male. The Last of Us, la versione rimasterizzata, 10 euro, beh, dipende, considerando il fatto che magari tra un po' è un grandissimo gioco, però considerate il fatto che tra un po' uscirà anche il 2, per cui magari se non avete giocato al 2, all'1, e spero proprio di no, e magari vi volete rinfrescare un po' la memoria, giocatelo, perché forse, dico forse, il primo forse sarà anche meglio del secondo, anche pur non avendo ancora giocato al secondo, però la butto lì, non lo so, vabbè. The Witcher 3 è un genere, è un grandissimo gioco, a 9 euro è pochissimo, quindi secondo me ne vale tantissimo la pena. Persona 5 il prezzo è troppo alto ancora, personalmente. Death Stranding, beh, potremmo aprire un capitolo su questa cosa, è un genere, se vi piace il genere Death Stranding è sicuramente un gioco particolare, non voglio dire che è un gran bel gioco, ma è un gioco particolare, però guardatevi prima qualche video, io ho portato un po' qualche video, perché non vi buttate alla cieca, è un gioco da non acquistare alla cieca, assolutamente. Ci sono i pacchetti, The Sims vari pacchetti, no vabbè, Overwatch vabbè lasciamo perdere, Skyrim, The Elder Scrolls vabbè, è un genere un po' particolare, poi a quel prezzo secondo me non vale ancora neanche tanto la pena. Tutti i bundler, Monster Hunter è un gioco che secondo me non è stato tanto capito, 15 euro vi potrei dire che è un gran bel gioco, però per molti non è piaciuto. Far Cry 5, bella la storia, Gold Edition dovrebbe comprendere penso anche New Dawn, perché no assolutamente no, perché New Dawn veniva considerato come un gioco a parte. A me è piaciuto Far Cry 5, non come naturalmente rispetto ai primi, però la storia mi ha preso tanto. Control non mi ha preso, vi dico la verità. Hitman 2 è un bel gioco, 17-18 euro forse ancora un po' altino secondo me, bisognerebbe beccare qualcosa un pochettino un po' più basso. Tomb Raider è un genere, Civilization tra parentesi 6 lo regalavano anche nello store dell'Epic Games, per cui non è neanche tanto un affare. Sekiro è decisamente molto alto come prezzo. Final Fantasy, no, questa versione online non è la versione rimasterizzata, quindi è un po' vecchio sicuramente. Uncharted 4, 9 euro, secondo me è un buon affare, anche se c'è stato un periodo che costava anche un pochettino meno. God of War, l'ultimo, a me è piaciuto, 15 euro, secondo me è un po' altino. The Other Worlds 25 euro, 30 euro secondo me non ne vale la pena, perché personalmente non ritengo che sia un grandissimo gioco, per cui non ne vale la pena. Dragon Ball Fighter è un genere, 15 euro, è vero che è uscito da un po' di tempo, però io ritengo che questi giochi vanno comprati con i pacchetti deluxe, perché con tutte le varie espansioni, tutte le varie cose, vi beccate il gioco base, non beccate praticamente niente. Fallout 76, Wastelanders, è altino secondo me, 40 euro, secondo me è alto come prezzo, considerando il fatto che c'è stato un periodo in cui lo davano veramente in ottimo affare, è ancora alto. Resident Evil 7, non mi è piaciuto, io sono più amante dei primi rispetto a Gran Turismo, 15 euro. Lanciata l'eredità perduta, 9 euro secondo me è tanto, perché è un gioco abbastanza breve, carino ma abbastanza breve. Jump Force secondo me a 25 euro ne vale sicuramente la pena. Battlefield 5, 15 euro secondo me è altino.
Però non c'è grande assortimento. Dark Souls 3, 9,99 euro, è pure un grande affare, secondo me. Ratchet & Clank, a me piace. Star Wars Battlefront 2, allora io vi ricordo naturalmente che in questo momento è anche gratis col Plus, per cui spero che abbiate il Plus, perché è un gran bel gioco, 15 euro forse ancora è un po' altino. Meno Medan, secondo me 15 euro è altissimo, porca miseria, veramente troppo alto. Per non parlare di Lego Worlds a 13 euro è tantissimo, considerando il fatto che poi anche il gioco base, con tutte le espansioni che hanno fatto a 13 euro, è troppo poco. Borderlands 3, 30 euro. Non lo so, è un po' altino secondo me. La Terra di Mezzo è un gioco che a me è piaciuto veramente tantissimo, vi dico la verità. A 20 euro io l'acquisterei. La storia mi è piaciuta veramente tanto. È un gran bel gioco, vi ho portato anche la sera. Andate a vedere qualche video se siete un po' in dubbio. Devil May Cry 5 mi è piaciuto tantissimo. Non come i precedenti, ma non male. Come gioco, 20 euro. Forse secondo me ne vale la pena. Zitto, qui abbiamo anche qualche gioco Lego. Risveglio della forza 15 euro. Forse è alto, quasi giusto più o meno. Code Vein secondo me è alto, come gioco, come a 35 non ne vale la pena. Lego Movie 2 non ve lo consiglio personalmente. Infatti guardate una cosa. Secondo voi per quale motivo Lego Movie 2, il 2 che è uscito più recentemente, costa meno del primo che è uscito molto molto tempo fa? Normale, perché il primo è stato un capolavoro, il secondo una mezza botta, faceva un po' schifo. Tropico 34. È alto Tropico, 35 anzi veramente. Un po' altino Tropico, porca miseria. Bioshock, la lezione Collector Edition, anche perché tra l'altro, se non mi sbaglio, dovrebbero fare anche il nuovo di recente. A me è piaciuto, anche perché questo dovrebbe comprendere tre giochi, se non ricordo male, per cui è un ottimo affare. Ni No Kuni, il 2, mi è piaciuto tantissimo, non ve l'ho portato. Questo è un affare, per esempio. Pacchetto Lego DC Hero, c'è Lego Batman 3 e Lego DC Super Villains. Questo è un buon affare, sono due bei giochi ad un prezzo secondo me abbastanza buono di 30 euro. Tra l'altro poi DC Super Villains non è neanche è anche abbastanza recente. E poi abbiamo NBA 2K VR, addirittura hanno fatto anche col VR, questo non lo sapevo, mi giunge nuova, 7,49, non l'ho provato quindi non vi saprei dire. Vi ricordo naturalmente, come già vi ho detto all'inizio, se non ve l'ho detto ve lo ricordo un'altra volta, questi sono sconti che valgono anche per chi non ha il Plus. Scrivetemi sotto nei commenti voi quale gioco acquisterete, ci vediamo al prossimo video.